Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scegli Tarocchi. Oggi vedremo qual è il consiglio delle carte per voi riguardo una situazione che state sperimentando nel momento in cui state guardando il video, perché questo è un genere di video che è sempre valido dal momento in cui lo vedete. E quindi vedete la vostra intuizione dove vi guida. Qual è il consiglio per voi in questo momento? Potete farvi questa domanda e vedere la vostra intuizione verso quale gruppo vi guida. Qui abbiamo il gruppo numero 1 con il quarzo rosa, gruppo numero 2 con il quarzo chiaro. Gruppo numero 3 con l'ametista. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Se sentite che qualcosa non risuona, non incassate troppo le situazioni perché potrebbe essere un messaggio per qualcun altro che sta ascoltando il video, quindi prendete sempre soltanto ciò che risuona con voi. Vi voglio ricordare che non faccio consulti privati, iniziamo subito con il gruppo numero 1. Allora, gruppo numero 1, iniziamo a mettere i tarocchi. Metterò almeno 5 carte e poi andrò a chiarire sotto ciascuna carta e poi vediamo con gli oracoli di avere dei messaggi aggiuntivi. Allora, qual è il consiglio che gli spiriti vogliono dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1? Qual è il consiglio degli spiriti per il gruppo numero 1 riguardo la situazione che stanno sperimentando? Quale consiglio volete dare a quelli del gruppo numero 1 riguardo la situazione che stanno sperimentando? C'è la carta del giudizio. Quale consiglio volete dare a quelli del gruppo numero 1 riguardo la situazione che stanno sperimentando? Quale consiglio volete dare al gruppo numero 1? C'è la carta della regina di coppe, la carta del re di spade. Quale consiglio volete dare a quelli del gruppo numero 1 riguardo alla situazione che stanno sperimentando? Quale consiglio volete dare al gruppo numero 1? Quale consiglio volete dare al gruppo numero 1? Quale consiglio volete dare? Vedo molta esitazione nelle carte. Qualcuno ha a che fare con persone che non parlano o siete voi che esitate nel fare qualcosa? Qui c'è il Cavaliere di Denari. Quale consiglio volete dare al gruppo numero 1 riguardo alla situazione che stanno sperimentando? Una sola carta, ok, me ne hanno date due. Anzi, tre. Fondo del mazzo c'è la papessa, quindi parlando di intuizione compare la papessa. Avete tantissime carte che poi devo andare anche a chiarire successivamente. Allora, come prima carta c'è il giudizio. In questa carta, come potete vedere, c'è una persona che viene sollevata dagli angeli. Voi vi potreste sentire guidati nel fare qualcosa, nel prendere una decisione importante. Avverto però un certo senso di resistenza da parte vostra perché, come potete notare, questa persona viene sollevata e sotto di sé lascia delle cose che sono materiali. Qualcuno di voi potrebbe trovarsi a dover sacrificare qualcosa o anche semplicemente una persona, una relazione, ma si tratta di qualcosa che ad un certo punto vi dava un senso di benessere. Questo è quello che percepisco perché avverto che voi siete sollevati da qualcosa. Da un punto di vista spirituale, per alcuni potrebbe indicare che voi dovete abbracciare di più la vostra spiritualità, essere più ricettivi ai segni degli spiriti, ai segni e alle sincronicità che vi sono intorno e di distogliere la vostra attenzione da cose che sono materiali, perché vedo che gli spiriti vi stanno chiamando a fare qualcosa ed avverto anche che la vostra energia è protetta. Con la regina di coppe vedo che c'è la presenza di un segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione, abbiamo anche la presenza di un segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia. I segni non sono importanti, però per alcuni potrebbero essere delle conferme, quindi potrebbero essere significativi. Quello che vedo con la regina di coppe è comprensione, sensibilità, amore, voglia di aiutare le persone, voglia di curarle, di guarirle. Insomma, di essere comprensiva e generosa, quindi potreste essere delle persone che sono molto sensibili, persone che vogliono cercare sempre di aiutare gli altri, anche se loro vi hanno ferito, a mio avviso voi volete cercare, insomma, di fare pace o comunque di aggiustare delle situazioni. Quindi vi vedo in un'energia che è comprensiva, ma successivamente c'è il Re di Spade, che è un'energia che invece è molto più logica, molto più chiusa a livello emotivo. Questa è una persona intellettuale ed è una persona che usa più la testa piuttosto che il cuore. Quindi potreste avere a che fare con una persona che appare essere così. Qui abbiamo un'energia femminile, qui abbiamo un'energia maschile.
E non importa che voi siate uomini o donne, perché io sto parlando di energie, però avverto due energie che sono molto diverse. C'è qualcosa che vi tenta e a cui dovete prestare attenzione. In alcuni casi potreste sentire delle voci che sembrano quasi spingervi verso cose che non fanno a voi bene, e mi riferisco a quelle persone che sanno che ci potrebbe essere una presenza negativa vicino. Non necessariamente si deve trattare di uno spirito, si può trattare anche di una persona, cioè qualcuno vi potrebbe dare dei consigli che non sono del tutto positivi. Qualcuno vuole convincervi nel fare qualcosa, ma vedo che ci sono delle intenzioni tossiche dietro. L'impressione che ho è che qualcuno vi vuole fare credere che ci sia qualcosa di più, distogliendovi da qualcosa che invece per voi ha più valore. Ad esempio, se qualcuno vi vuole offrire qualcosa, e non necessariamente questo ha a che fare con l'amore, però vi vuole far vedere che voi potreste ottenere determinati vantaggi, determinati benefici da una cosa, non dovete stare ad ascoltare quella persona, ma dovete restare fedeli a quelli che sono i vostri valori e soprattutto a ciò che vi rende più stabili. Perché qualcuno potrebbe farvi credere di offrirvi qualcosa che in realtà non è quello che voi andate cercando. Questo è quello che la carta praticamente mi ispira. Qualcuno vi vuole offrire qualcosa di veloce quando voi invece dovete andare piano nell'ambito di una situazione. Io vedo che per molti di voi si stanno aprendo nuovi inizi, che potrebbero coinvolgere le emozioni. Se questo ha a che fare con offerte lavorative o con cose che sono diverse dal settore sentimentale, comunque le vostre emozioni sono coinvolte, quindi è qualcosa che vi potrebbe piacere da allettare. Però quello che vedo è che voi siete in dubbio, cioè non sapete se fare questa cosa oppure no. Vedo che sopraggiungerà un'indecisione. Se questo ha a che fare con i sentimenti, io vedo possibili offerte in arrivo e comunicazione. Ma vedo un'indecisione da parte vostra se aprirvi o meno a questa opportunità, a questa possibilità con delle persone. Come potete vedere in questa carta c'è solo una freccia che fa centro e ci sono diverse frecce che vanno a vuoto, quindi è possibile che voi possiate ricevere più messaggi, più comunicazioni o anche più offerte, ma solo una di queste in realtà è quella che veramente farebbe centro per voi. Per alcuni questo è legato ad una persona in particolare, non la posso escludere, oppure voi avete dei requisiti di un certo tipo che, insomma, altre persone non riescono a soddisfare. Quello che a mio avviso gli spiriti vi vogliono dire è di ascoltare la vostra intuizione nel fare questa scelta e nel non correre subito verso qualcosa che sembra essere promettente, ma che potrebbe non avere una buona base stabile successivamente, perché le cose vanno fatte con calma, in maniera ponderata, perché avverto che c'è la presenza di qualcosa che è fuori equilibrio. Adesso andiamo a chiarire perché c'è il giudizio per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, perché c'è il giudizio per il gruppo numero 1. Ah, ok, sto sentendo una cosa, per quelli di voi che insomma sono coinvolti in situazioni sentimentali. Questa situazione potrebbe avere a che fare con i sentimenti e attenzione, perché ci potrebbe essere una persona che è strategica. Questa è una persona che studia molte cose, quindi vi potrebbe chiedere informazioni, potrebbe cercare insomma di convincervi, ma è una persona molto strategica, perché sa che voi avete sensibilità, sa che voi potreste essere comprensivi. Andremo poi a chiarire, vediamo un attimo perché c'è il giudizio. Questo vale anche se non ha a che fare con l'amore, semplicemente, cioè ci potrebbe essere una persona che vi studia e che vorrebbe ottenere qualcosa da voi. Perché c'è il giudizio per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1? Perché c'è il giudizio? Perché c'è il giudizio per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1? C'è la carta della regina di spade, fondo del mazzo c'è la carta della giustizia, molta presenza della bilancia. Allora, quello che vedo è che voi siete stati guidati nel fare un taglio nell'ambito di una situazione, perché era necessario, avete sacrificato qualcosa, infatti il concetto del sacrificio l'ho visto e qui ci sono tre persone che sono appese, cioè sono impiccate.
Voi avete sentito il bisogno di essere insensibili nell'ambito di quella circostanza? Quindi voi di recente avete fatto un taglio o avete cercato di vedere le cose in una maniera molto logica e molto obiettiva? Alcuni di voi hanno cercato anche di distrarsi e di fregarsene. È molto particolare perché io vedo che c'è la regina di coppe, quindi potreste essere stati feriti e questo vi ha spinto ad essere più duri nei confronti di una situazione perché c'erano delle situazioni che non potevano essere ignorate e qualcuno doveva pagare le conseguenze di qualcosa che ha fatto. Avverto un certo senso di ingiustizia, di bisogno di ripristinare un equilibrio. Il fatto che ci sia giudizio mi dice che voi siete stati quasi guidati nel fare questa cosa. Adesso vediamo perché c'è la regina di coppe. Per quelli che hanno scelto il gruppo numero uno, c'è l'appeso. Da capo il concetto degli angeli che vengono da voi. Fondo del mazzo c'è la carta del fante di spade. Alcuni di voi hanno ricevuto delle illuminazioni per quanto riguarda una situazione dove sono coinvolti i sentimenti. Avete ricevuto delle informazioni. Un'altra cosa, io vedo che alcuni di voi hanno la capacità di curare gli altri con il tatto, attraverso le vostre energie. Alcuni di voi hanno cercato di aiutare una persona, di capire come fare per aiutarla, per guarirla. Adesso vediamo perché c'era di spade, perché c'era di spade per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, perché c'è il re di spade. Il concetto della giustizia è molto forte. Fondo del mazzo, 4 di denari. Allora, qualcuno si è comportato in maniera scorretta nei vostri confronti senza ombra di dubbio. E allora, o questa è la vostra energia, che voi insomma siete ancora in qualche modo legati a quella persona e non vorreste lasciarla andare perché vi sembra che la situazione vi stia scivolando di mano, però avvertite che c'è un'ingiustizia che concerne quella persona, oppure è questa persona che si rende conto delle conseguenze delle sue azioni e che ha paura che voi vi distacchiate. Ci potrebbe essere stata una chiusura per alcuni di voi e ci potrebbero essere altre persone che sono state coinvolte nella faccenda. Non necessariamente questo ha a che fare con l'amore, si può anche riferire ad un altro tipo di rapporto, però vedo che ci sono delle persone che hanno visto quello che quella persona ha fatto, comunque le conseguenze di quelle azioni. E questa persona potrebbe essere anche preoccupata di quello, di come insomma gli altri la percepiscono per quello che è successo. Adesso vediamo perché c'è il cavaliere di denari per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, perché c'è il cavaliere di denari per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1. C'è un altro cavaliere che è quello di spade. Fondo del mazzo c'è la carta dell'otto di denari. Allora, per alcuni questo potrebbe avere soltanto a che fare con il settore lavorativo. Qualcuno potrebbe cercare di darvi qualche promessa di qualcosa e in realtà vedo che dietro ci sono delle intenzioni che non sono del tutto sane o comunque corrette. Cioè, percepisco quasi un atto forzato, anche se questa persona quando si rapporta a voi sembra essere in un'energia che è più calma, ma dentro avverto che c'è una specie di aggressività e di rabbia, perché vorrebbe che voi faceste quella cosa, soltanto che non ve lo può dire in maniera aperta, non vi può urlare in maniera proprio esplicita, ma vedo che dietro ci stanno quelle intenzioni. Adesso, se questo ha a che fare con i sentimenti e si approcciano a voi delle persone, una di queste sembra essere quella che vi vuole convincere, insomma, cercare di tentare in una maniera che è seduttiva e cose varie, ma dentro di sé o comunque dietro il cellulare o comunque quando sta per i fatti suoi dentro la sua testa, io vedo che questa persona in realtà sembra quasi essere arrabbiata perché vorrebbe cercare di spingervi nel fare quella cosa e vorrebbe insistere, questo è quello che vedo, però per alcuni ha a che fare esplicitamente con il lavoro.
L'otto di denari vorrebbe indicare che questa persona vi vuole, come dire, convincere nel lavorare su qualcosa, nell'impegnarvi su qualcosa. Un'altra cosa è che voi stessi potreste essere in un'energia che è dura verso di voi, perché c'è qualcosa o qualcuno che vi tenta, però la vostra mente logica vorrebbe cercare di prendere in mano la situazione e di imporre alla parte emotiva di doversi difendere, perché qui vedo che questa persona lavora all'armatura. Quindi voi pensate che vi dovete difendere nell'ambito di una situazione, mettere da parte le emozioni ed essere più logici nell'approccio. Vediamo perché c'è l'otto di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, perché c'è l'otto di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, perché c'è l'otto di bastoni, c'è la carta del carro, fondo del mazzo, c'è la carta del 2 di coppe. Io vedo l'arrivo di una possibile relazione per molti di voi. Ci potrebbe essere una distanza che è coinvolta. Potreste conoscere questa persona mentre vi spostate, mentre siete in un determinato luogo. Questo è quello che vedo, e potreste conoscerla lì. Questo si potrebbe svolgere tramite messaggi, comunicazione, ma benissimo potrebbe essere anche in persona. Quindi io vedo uno sviluppo, un movimento che si verifica nell'ambito di un rapporto. Se questo non ha a che fare con l'amore, potrebbe essere un rapporto di tipo lavorativo o anche di amicizia, ma vedo che c'è movimento in quel settore. Adesso vediamo perché c'è l'asso di coppe, perché c'è l'asso di coppe per il gruppo numero 1. Perché c'è l'asso di coppe? Perché c'è l'asso di coppe per il gruppo numero 1? Perché c'è l'asso di coppe? Fondo del mazzo c'è la carta dell'imperatore e poi abbiamo il re di bastoni con l'otto di coppe in posizione orizzontale. Questo è un nuovo inizio che si apre a voi. Potrebbe comportare l'allontanamento da un'altra situazione, oppure la persona che si avvicina a voi che si deve allontanare da un'altra situazione. Però quelle due carte erano cadute in posizione orizzontale, che mi dice che non c'è molta determinazione a fare questo, o comunque non c'è ancora una piena convinzione nel far questo, perché ci sono ancora delle emozioni che sono coinvolte nell'ambito di quella faccenda. E c'è bisogno di distaccarsi, per alcuni ci potrebbe essere addirittura bisogno di allontanarsi da una casa. Se questo non ha a che fare con l'amore, ha a che fare con un'altra situazione che potrebbe determinare per voi il bisogno di uno spostamento, cioè si apre questa opportunità, ma vi dovete allontanare, vi dovete spostare. E manca forse quel coraggio e quella determinazione nel far questo. Qui emerge un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario. E con la presenza dell'imperatore vedo che c'è bisogno di un piano, di pianificare questa cosa e di essere in controllo. Cioè bisogna valutare un po' tutti gli aspetti riguardo questa situazione, bisogna studiarli bene. Qualcuno potrebbe essere anche una persona che è dominante, una persona che cerca, insomma, di avere tutto sotto controllo. Si può trattare anche della vostra energia. Adesso vediamo perché c'è il 2 di spade, perché c'è il 2 di spade per il gruppo numero 1. Perché c'è il 2 di spade, c'è la carta del 7 di denari e la carta. Ah, ci sono altre carte: c'è il 10 di coppe, 9 di coppe, la carta dell'asso di denari e poi abbiamo la carta del 7 di denari. Io vedo che per voi si apre un'opportunità che potrebbe portare a felicità, a gioia, potrebbe essere qualcosa che vi rende anche molto felici, però vi vedo in dubbio se fare questa cosa oppure no. Vedo che voi sentite bisogno di riflettere e di fare le cose con calma per capire se investire o meno nell'ambito di quella situazione. Quindi io vedo questo nuovo inizio che si apre per voi, c'è questo potenziale di qualcosa di nuovo o anche di qualcosa che si apre per voi, quindi non necessariamente a che fare con il nuovo, però c'è quella sensazione di novità, di qualcosa che ha quel tipo di energia. Però voi siete in dubbio se accettare oppure no. Se si tratta di un'offerta lavorativa, vedo che siete in dubbio se farlo o meno.
c'è tanta incertezza. Quindi il consiglio che le carte vi danno nell'ambito di questa situazione è di riflettere bene, di ponderare un po' tutti i possibili pro e contro nell'ambito di quella situazione e di non fare le cose di corsa, perché vedo chiaramente che c'è qualcuno che vi tenta nel fare le cose velocemente, oppure potrebbe essere la vostra stessa mente che cerca di, come dire, tenervi legati a qualcosa che potrebbe essere tossico per voi. Ad ogni modo, riflettete bene sul da farsi senza avere un certo senso di fretta. Vediamo adesso con gli oracoli quali ulteriori messaggi possiamo avere per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, quali consigli volete dare a quelli del gruppo numero 1 e quali ulteriori informazioni potete dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1. Quali ulteriori informazioni potete dare? C'è la carta di universo, fondo del mazzo, c'è la carta di capire il proprio valore. Quindi significa che si sono mosse le energie affinché voi possiate riconoscere il vostro valore nell'ambito di una data situazione, ed è qualcosa che vi serve per poter migliorare quello che vi accade, perché potreste aver attirato delle situazioni nelle quali avete sofferto, perché c'è qualcosa dentro di voi su cui dovete lavorare, ed è il riconoscimento del vostro valore. E quindi non vi preoccupate, semplicemente mettete come priorità voi stessi e non compromettete il vostro valore per nessuno, fate quello che è più giusto per voi. Io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 1 e adesso passo al gruppo numero 2. Allora, gruppo numero 2, vediamo quali sono i consigli per voi da parte degli spiriti riguardo alla situazione che state adesso sperimentando. Quali sono i consigli che volete dare a quelli del gruppo numero 2? Ok, questa è scesa subito, c'è la carta del 7 di coppe. Quali consigli volete dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Quali consigli volete dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Un altro 7 che è quello di denari. Quali consigli volete dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Quali consigli volete dare? C'è la carta del 5 di coppe, la carta dell'eremita. Quali consigli volete dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Quali consigli volete dare? C'è la carta della stella e la carta del 2 di bastoni. In fondo del mazzo c'è la carta del re di bastoni, segno di fuoco, ariete, leone oppure sagittario. Non necessariamente deve avere quel segno, però vedo un'energia che è coraggiosa, è l'energia di una persona che entra in azione, è molto passionale. Vedremo se si tratta della vostra energia oppure dell'energia di qualcun altro con cui avrete a che fare. Allora, quello che vedo è che voi state valutando qualcosa, state valutando delle scelte. In questo momento in cui state vedendo il video ci potrebbe essere confusione riguardo delle scelte che voi dovete fare. C'è un percorso che si sta aprendo per voi e ci sono possibili direzioni, soltanto che siete ad una sorta di bivio, perché dovete cercare di capire come muovervi nell'ambito di quella situazione o comunque che cosa scegliere. E vedo che c'è tanta valutazione, tanta riflessione che voi state facendo, state cercando di capire che cos'è che voi veramente volete, che cos'è che veramente vi rende felici, perché noto che qualcosa vi ha fatto male di recente, c'è un senso di dispiacere per alcune cose che sono accadute, c'è il senso di qualcosa che è stato sprecato, forse i vostri sentimenti verso qualcuno oppure lo sforzo che avete messo o qualcuno vi ha deluso o semplicemente voi stessi avete avuto dei sensi di colpa. Però quello che vedo è che voi vi pentite di avere investito in qualcosa in particolare, di avere scelto di investire in una specifica situazione. E quindi adesso state cercando di capire che cosa sia meglio fare. Per alcuni questo ha a che fare con il lavoro, per altri potrebbe avere a che fare con l'amore o con un altro tipo di rapporto. Serve coraggio per prendere questa decisione, però quel re di bastoni potrebbe essere anche l'energia di qualcuno con cui avrete a che fare. Andiamo a chiarire, perché secondo me gli spiriti vi dicono che la risposta è dentro di voi nell'ambito di questa situazione, però andiamo a chiarire per avere più dettagli, perché c'è il 7 di coppe per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2. Perché c'è 7 di coppe per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? C'è il 4 di spade, fondo del mazzo c'è la regina di coppe.
Quindi c'è molta attività di riflessione, di contemplazione che voi state facendo riguardo una scelta, perché vedo tante possibili opzioni oppure possibilità, così come anche confusione, ma c'è bisogno di contemplazione. Sentite la necessità di fermarvi e di riflettere, se è necessario di non parlare anche a certe persone, quindi di restare in silenzio. Questo potrebbe avere a che fare con i sentimenti o comunque con qualcosa che vi coinvolge dal punto di vista emotivo. Vedo che voi potreste essere delle persone sensibili, delle persone che hanno dovuto soprattutto riprendersi da qualcosa che potrebbe avere fatto male dal punto di vista emotivo. Potreste essere un segno d'acqua, Cancro, Pesce oppure Scorpione, ma non necessariamente. Vediamo perché c'è il 7 di denari. Ok, questo è stato molto veloce. C'è la carta della ruota, fondo del mazzo, c'è la carta della temperanza. Questa è un po' la combinazione che parla del tempo divino. Per cui a quanto pare voi state aspettando che ci sia il cambiamento nell'ambito di una situazione, l'integrazione di due elementi, un adattamento, un aggiustamento e anche di avere più equilibrio nell'ambito di una faccenda dove l'equilibrio è venuto a meno. Alcuni di voi stanno letteralmente aspettando che ciò su cui hanno investito, insomma, possa venire a fruizione. Altri ancora invece si aspettano di un cambiamento che venga dall'alto. Adesso vediamo perché c'è il 5 di coppe. Vediamo perché c'è 5 di coppe. Perché c'è 5 di coppe? Perché secondo me molte cose si nascondono lì. Perché c'è 5 di coppe per il gruppo numero 2? Perché c'è 5 di coppe per il gruppo numero 2? C'è la carta dell'8 di bastoni, fondo del mazzo, la carta del 5 di denari. Allora, io vedo che voi potreste aver avuto una delusione nell'ambito di una situazione perché vi è giunta una comunicazione oppure una notizia che vi ha deluso, oppure voi siete stati quelli che hanno cercato di parlare a qualcuno ma si sono sentiti ignorati oppure trascurati, perché vedo che c'è questa sofferenza, questo dispiacere che deriva dal fatto che c'è freddezza nell'ambito di una situazione. Se questo ha a che fare con questioni lavorative oppure materiali, potreste avere ricevuto una comunicazione che vi ha ferito per quanto attiene alle questioni lavorative e quindi c'è questo senso di avere sprecato qualcosa. Però secondo me in questa situazione c'è qualcosa di positivo per voi, perché questo è quello che le carte mi stanno dicendo. Se ha a che fare con un rapporto è possibile che mancasse la comunicazione, quindi questo è stato il vostro problema, quello che vi ha in particolar modo ferito. Vediamo perché c'è l'eremita, perché c'è l'eremita, molto veloce. C'è la carta del 6 di denari, fondo del mazzo, la carta della temperanza. Le carte vi dicono guardatevi dentro, fate introspezione e soprattutto questo è il momento di essere con voi stessi perché dovete ritrovare un equilibrio a livello interno. C'è bisogno di fare questa integrazione, questo adattamento. C'è bisogno di ritrovare una buona armonia a livello interiore e di capire perché determinate cose sono accadute. Perché in realtà con questa stella vedo che qualcosa di positivo è legato a questa situazione che ad un certo punto vi potrebbe essere sembrata negativa, ma in realtà non è così. Vediamo perché c'è, anche perché il 6 di denari mi parla del fatto che ci potrebbe essere stata una mancanza di giustizia nel dare e nel ricevere qualcosa. Qualcuno dava più dell'altro, qualcuno faceva più dell'altro, qualcuno dava soltanto le briciole. Quindi questa è una lezione per voi di capire di non investire in situazioni dove gli altri non investono su di voi. Penso che la lezione sia questa, quella di capire di non dare di più di quello che voi ricevete agli altri. E questo potrebbe avere a che fare con questioni lavorative, di amicizia, sentimentali, poi voi sapete a quale situazione questo si stia riferendo. Vediamo perché c'è la stella, perché c'è la stella per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2. Perché c'è la stella? Allora, c'è la carta del Fante di Spade, del Tre di Coppe e la carta dell'Asso di Spade. A mio avviso, questa è un'energia che cerca la riconciliazione, che cerca di parlare, che cerca di comunicare. Questa è una persona che spia, è una persona che osserva.
se siete voi quelli che si aspettano questa riconciliazione oppure questa comunicazione, vedo che voi siete un po' arrabbiati con una persona. Qualcuno deve parlare, qualcuno deve dire una verità. C'è qualcosa che ha a che fare con la comunicazione. Io vedo che c'è anche la possibilità di risanare un rapporto con qualcuno. Si può trattare di un gruppo di persone oppure si può trattare di una persona in particolare. Però vedo questa possibilità di risanare le cose, di parlare. Adesso vediamo perché c'è il 2 di bastoni. Perché c'è 2 di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Perché c'è 2 di bastoni? Perché c'è 2 di bastoni, c'è la carta dell'8 di coppe, fondo del mazzo c'è la carta del re di coppe. Alcuni di voi sperano nella riconciliazione con una persona, però poi potrebbero decidere di allontanarsi, perché io vedo un distacco emotivo che voi state contemplando da una persona. Lo fate perché avete bisogno di essere in controllo delle vostre emozioni e avete bisogno di avere un buon equilibrio a livello interno. E è possibile che voi vogliate andare verso una persona che sia più disponibile per quanto riguarda l'amore e non una persona che potrebbe essere sempre sull'attenti, potrebbe non parlare, una persona che vi mette in confusione e cose varie. Questo re di coppe però potrebbe essere anche la persona dalla quale vi allontanate se ha un segno d'acqua, cancro, pesci oppure scorpione. Quindi vedo questa possibilità, questi due percorsi che praticamente si aprono perché voi volete andare verso qualcosa che vi soddisfi di più dal punto di vista emotivo. A mio avviso, il consiglio che le carte vi vogliono dare nell'ambito di questa situazione è soprattutto di capire dentro di voi quello che veramente volete e quello che vi fa stare bene. Adesso vediamo cos'altro volete dire a quelli del gruppo numero 2. Quale altro consiglio volete dare a quelli del gruppo numero 2 oppure quale altra informazione volete dare a quelli del gruppo numero 2? C'è la carta di dolore, fondo del mazzo, la carta di distruzione. Sì, potrebbe essere successo qualcosa che è accaduto in maniera inaspettata, all'improvviso, che ha portato al crollo di una situazione. E questa cosa è stata accompagnata da tanto dolore. Alcuni di voi stanno male perché sanno che devono distruggere qualcosa, cioè nel senso se c'è un rapporto che deve essere chiuso, c'è dolore associato a quello e questo può avere a che fare con l'amore, l'amicizia, il lavoro, poi per ognuno potrebbe essere diverso, però c'è questo senso comunque di dispiacere che voi avete nell'ambito di quella situazione perché a mio avviso, comunque per voi è stata una situazione importante. Però insomma le carte vi dicono cercate di capire cosa sia più giusto per voi in questo momento, quello che veramente desiderate, quello che vi rende felici. Sulla base di quello che avete sperimentato cercate di capire che cos'è che sia più giusto per voi. Io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2, adesso passo al gruppo numero 3. Allora gruppo numero 3, vediamo innanzitutto quali sono i consigli che le carte vi vogliono dare riguardo alla situazione che state sperimentando. Quali sono i consigli che volete dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3 riguardo alla situazione che stanno sperimentando? Quali sono i consigli che volete dare per il gruppo numero 3? C'è la carta 10 di bastoni. Quali sono i consigli che volete dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Quali sono i consigli che volete dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? C'è 5 di spade. Quali consigli volete dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? C'è questo re di coppe caduto in posizione orizzontale, quali consigli volete dare? E questo è fante dei bastoni, quali consigli volete dare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? E cavaliere di bastoni in posizione orizzontale, fondo del mazzo c'è la carta del 3 di spade. Allora vedo che c'è un peso che deve essere rilasciato perché qualcosa è stato veramente intenso per voi e anche doloroso. Con il 5 di spade qualcuno potrebbe essersi comportato in maniera sleale nei vostri confronti, potrebbe aver cercato di prevaricare, di vincere contro di voi e di non essere del tutto leale ed onesto. E si potrebbe essere trattato anche di una persona che ha letteralmente litigato con voi. Per alcuni questo potrebbe avere a che fare anche con l'autosabotaggio, cioè voi continuate a non fare determinate azioni.
perché avete delle insicurezze oppure sentite di avere dei limiti, ma semplicemente sono dei limiti che voi pensate di avere. Ma il non fare quelle azioni, il non prendere determinate decisioni rischia semplicemente di accumularsi come se fosse un peso. Quindi le carte vi consigliano di lasciare andare qualsiasi forma di autosabotaggio che voi avete nell'ambito di una situazione perché vi fa male. Ma se questo ha a che fare con il rapporto con una persona, vedo che ci potrebbero essere stati dei conflitti oppure azioni veramente scorrette che qualcuno ha messo in atto. Potrebbe essere un segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione, ma non necessariamente. Questa potrebbe essere anche la vostra energia che avete cercato di gestire le vostre emozioni al meglio durante questa fase che è stata abbastanza agitata dal punto di vista emotivo. Vi devo mettere in guardia perché è in arrivo qualcuno verso di voi. È una persona che potrebbe avere un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario, ma non necessariamente. Io vedo l'energia di qualcuno che non è molto serio, che si sta per approcciare. Si potrebbe trattare della stessa persona che ha causato questo tipo di situazione. Questa persona che si sta approcciando con grande passione potrebbe essere una persona che ha una terza situazione altrove. Oppure una persona che porta con sé del dolore, cioè con la quale si potrebbe sperimentare da capo una situazione dolorosa. Per altri vedo anche un ulteriore messaggio: lasciate perdere situazioni che vi hanno fatto male, specialmente persone che vi hanno fatto male, e divertitevi. Seguite le vostre passioni, divertitevi e fregatevene. Questo è praticamente il senso. Però andiamo a chiarire per avere più dettagli. Perché c'è 10 di bastoni per il gruppo numero 3? Perché c'è 10 di bastoni per il gruppo numero 3? Perché c'è 10 di bastoni per il gruppo numero 3? Perché c'è 10 di bastoni? C'è il 4 di bastoni e il re di spade. Beh, c'era un rapporto per alcuni che era importante, non posso escludere che fosse anche matrimonio o comunque voi sentivate quella persona come una persona che era davvero significativa per voi. Possibile anima gemella o fiamma gemella, avete avuto quel tipo di sensazione, però mancava una stabilità nell'ambito di quel rapporto perché qualcuno era freddo, distaccato, non emotivo, piuttosto logico e cose varie. Qui abbiamo un segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia, ma non necessariamente deve avere un segno d'aria. Questa è l'energia che però questa persona aveva. È anche possibile che voi stessi vi siate induriti nei confronti di questa situazione che avete sperimentato. Se non ha a che fare con un rapporto, potrebbe avere a che fare con questioni che attengono alla vostra stabilità e a quello che avete sperimentato in casa in particolare. Cioè c'è stata una situazione che per voi è stata pesante. Vediamo perché c'è 5 di spade, perché c'è 5 di spade per il gruppo numero 3, perché c'è 5 di spade per il gruppo numero 3. C'è la torre. Fondo del mazzo c'è 3 di denari. Ci potrebbe essere stato un litigio con qualcuno con cui avete avuto a che fare al lavoro, non necessariamente al lavoro, ma vedo che c'era una collaborazione. Quindi, se si tratta di amore, voi cercavate di aggiustare una situazione, cercavate insomma di trovare una soluzione. E di risolvere le cose, però vedo che le fondamenta non erano stabili. Ci potrebbe essere stato qualcosa che ha portato ad un crollo, portato ad una crisi. Se si tratta di un litigio, è un litigio che è avvenuto all'improvviso perché non si era d'accordo su qualcosa. E per alcuni questo ha a che fare con il lavoro, per altri ha a che fare con un altro tipo di rapporto, la vostra intuizione saprà di che cosa si tratta. Adesso, perché c'è il re di coppe? Perché c'è il re di coppe per il gruppo numero 3? Perché c'è il re di coppe per il gruppo numero 3? C'è la carta del 9 di coppe, la carta della luna, fondo del mazzo c'è la carta del 9 di denari. Allora, se questa è la vostra energia, sale indicare che voi state cercando di gestire al meglio le vostre emozioni, state cercando di essere un'energia che è più indipendente, che è più incentrata su di sé. Però ancora c'è qualcosa che vi destabilizza dal punto di vista emotivo, cioè nel senso ancora manca quella piena armonia dal punto di vista emotivo e dal punto di vista autonomo, cioè manca ancora quell'equilibrio, ma ci siete quasi, questo è quello che praticamente sto vedendo.
Il motivo per cui non c'è ancora un pieno equilibrio a livello emotivo, oppure una piena soddisfazione a livello emotivo, è perché ci potrebbero essere delle paure che sono connesse ad alcune situazioni. Però un'altra cosa che mi viene in mente è che qui c'è una persona che per voi è ancora un mistero, cioè nel senso c'è qualcosa di questa persona che non è chiaro. E state cercando di capire se questa persona possa essere quello che voi veramente volete e desiderate oppure no, perché alcune cose non sono chiare. Il fatto che la luna fosse in posizione orizzontale mi dice che alcune cose sono chiare e altre meno. Qualcosa potrebbe essere venuto fuori, ma c'è ancora del dubbio che ruota intorno a questa persona. Se si tratta di una persona nuova che si approccia a voi, c'è qualcosa di questa persona che vi piace, però ancora qualcosa non è chiaro. E a mio avviso voi state cercando chiarezza, state cercando delle risposte. Quindi si può trattare di due situazioni diverse che avete sperimentato. Quindi con qualcuno è crollata una situazione e adesso si sta aprendo una situazione con un altro. Adesso vediamo perché c'è Fante di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3, perché c'è Fante di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3, perché c'è Fante di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3. C'è la carta del 5 di coppe. Fondo del mazzo c'è la carta del 10 di coppe. Alcuni di voi potrebbero ricevere la comunicazione di qualcuno, però si tratta di una comunicazione che non vi soddisfa, c'è un senso di dispiacere. Non perché di per sé sia una comunicazione negativa, perché non penso che sia così, ma perché semplicemente voi volete qualcosa di più. Volete una situazione nella quale ci sia amore, armonia, condivisione di sentimenti, felicità e cose del genere. Quindi si potrebbe avvicinare una persona che per voi sembra poco seria, mentre voi vorreste fare famiglia oppure vorreste avere un rapporto che è più serio. Si può anche trattare della stessa persona con la quale ci sono stati problemi, però quello che vedo è che la comunicazione che farà oppure un'azione che farà per voi non sarà soddisfacente perché voi vorreste avere qualcosa di più. Alcuni di voi stanno cercando di contrastare il dolore che loro hanno riguardo una situazione divertendosi. Adesso vediamo perché c'è il cavaliere di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3. Perché c'è il cavaliere di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3. Allora, questa è il contrario ed è la carta del Fante di coppe al contrario. Fondo del mazzo c'è la carta dell'asso di bastoni. Allora, quello che vedo è che se questa è la vostra energia, voi potreste essere più chiusi ai sentimenti, potreste decidere di non comunicare a qualcuno, di non chiedere scusa o comunque di non essere disponibili per quanto riguarda le emozioni. State cercando di seguire i vostri istinti, i vostri impulsi, di abbracciare una nuova opportunità, però lo fate con un distacco a livello emotivo. Un'altra cosa però che vedo è che qualcuno potrebbe farsi avanti verso di voi, si può trattare di una persona che non è matura dal punto di vista emotivo, questa persona è interessata soprattutto al sesso, cioè ve lo dico proprio chiaramente, e penso che si tratti della stessa persona che abbiamo visto qui, quindi è qualcuno che è sicuramente molto focoso, passionale, questa è una persona che tende a correre nelle conversazioni, cioè cerca di fare tutto di corsa, perché fondamentalmente quello che vuole è questa... È questa cosa fondamentalmente, quindi specialmente se si tratta di sentimento, se si tratta di un altro tipo di rapporto, questa è una persona che va soltanto in base agli interessi del momento, quindi potrebbe essere inconsistente da quel punto di vista. Se si tratta della stessa persona che ha causato il problema, questa è una persona che non riconosce le sue colpe, che non chiede scusa, è una persona che non è molto matura. In realtà sembra perché qui c'è il re di coppe, però quando comunica non lo è e vedo questo modo di fare che è veloce, impulsivo, è qualcuno che sembra essere inconsistente. Praticamente questo è quello che vedo. Quindi il consiglio per voi in questo caso è di ponderare bene le situazioni, è di aspettare prima di lanciarvi in una nuova conoscenza con una persona, cioè cercate di capire se questa persona abbia delle buone intenzioni nei vostri confronti, se
Se si tratta di una persona che già conoscete, andateci piano alla stessa maniera. E se siete invece voi che state cercando di riprendervi da qualcosa che è stato doloroso, non chiudetevi troppo ai sentimenti, cioè cercate, di essere più a contatto con le vostre emozioni, di non avere paura di aprirvi, però fatelo sempre con moderazione e soprattutto con ponderazione. Adesso vediamo quale ulteriore messaggio possiamo avere per il gruppo numero 3, quale consiglio volete dare a quelli del gruppo numero 3, quale ulteriore messaggio possiamo avere per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3. Fondo del mazzo c'è la carta di giustizia karmica, c'è la carta di comportamenti infantili e partner karmico, quindi per alcuni questa persona potrebbe essere un partner karmico, quindi non è né la vostra anima gemella né fiamma gemella, questa è una persona che vedete soprattutto insegnare qualcosa e si comporta in maniera che è infantile, questa è una persona che potrebbe essere indecisa oppure che gestisce più situazioni contemporaneamente, insomma fate attenzione a questo. Se non ha a che fare con una persona potrebbe essere un'energia che è quella di autosabotaggio che vi porta ad agire in maniera che non è matura e ad essere sempre in conflitto o comunque in dubbio su alcune cose. Cercare insomma di risolvere questa cosa perché vedo che dovete ritrovare un vostro equilibrio, specialmente a livello interiore. Io vi ringrazio di aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!